Buonasera a tutti, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube, sono Manuel. Allora, quest'oggi ho deciso di fare un ulteriore video per accontentare la richiesta di una persona che mi ha chiesto di fare un video che se per il giorno di l'8 marzo, la festa delle donne, la persona amata si farà sentire. Per velocizzare il video ho già mescolato. Ho usato i tarocchi classici, l'oracolo degli angeli del cuore di Dorin Virtue e come ulteriore carta, consiglio, ho usato le carte Ascolta il tuo angelo di Dorin Virtue. Allora, ho usato tre carte di tarocchi normali, una carta degli angeli del cuore, una carta Ascolta il tuo angelo, sempre di Dorin Virtue. Ho fatto tre mazzetti, da cui mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Vi ricordo che siccome sono con il cellulare, quando aprite questo video, per vedere tutto bene, dovete selezionare la voce schermo intero, così potete vedere anche i mazzetti. Allora, andiamo a mettere da parte i mazzi di carte che già avete visto. Allora, uno, mazzetto 1, mazzetto 2 e mazzetto 3. Fate la vostra scelta, che io mazzetto 3 lo mettiamo qua da parte, mazzetto 2 il mazzetto 1 lo prendiamo per le carte consigli, li mettiamo qui da parte e andiamo a fare la stesa, carta 1, carta 2, carta 3. Per tutti quelli che hanno scelto il primo mazzetto, questa estesa è molto positiva. Adesso vi andrò a interpretare la stesa con la mia interpretazione. Allora, prima carta, due di fiori, capovolto, però nelle mie carte indica la sorpresa. Seconda carta, otto di fiori. Terza carta, re di fiori. Allora, per tutte le femminucce che hanno scelto il primo mazzetto, siccome io penso che ci sia stato un allontanamento tra di voi, è come se è normale che sia, perché se l'avevate vicino, non mi chiedevate una storia del genere, una stesa del genere, scusate. Allora, comunque, io penso che ci sia stato fra di voi un allontanamento, perché la prima carta mi indica la sorpresa che riceverete, una sorpresa dalla vostra persona amata, dal vostro uomo, diciamo così, una cosa inaspettata, cioè vi può mandare un messaggio, vi può arrivare una chiamata. Oppure vi può venire a prendere direttamente, che secondo me vi chiederà di uscire insieme, perché la seconda carta è lo svago, l'otto di fiori. Siccome sono due carte, tre carte di fiori, può essere. Oltre a questo, che ci sta sicuramente, può essere che siete colleghi di lavoro, ce l'avete conosciuto nell'ambiente in cui lavorate, no? Oppure in pratica
o vi siete conosciuti nell'ambiente in cui lavorate ed è nato questo rapporto fuori dal posto lavorativo. Comunque, poi c'è il re di fiori, che questa è una persona matura, che può essere anche un imprenditore, perché il re di bastoni è una persona che ha una certa posizione a livello lavorativo e inoltre è anche uno molto passionale, che è sincero e vi porge la mano con questa carta, vedete? Non lo so se l'avete vista bene. E vi porge la mano, no? E vi invita ad uscire con lui. Oppure un'altra interpretazione che ci potrebbe anche stare, che qualcuno nel vostro posto di lavoro, dove voi lavorate, un vostro collega, per le donne sto parlando, perché questa stesura vale solo per le donne. Sto parlando per le donne, come ho detto prima. Scusate, ho chiuso un messaggio che mi è arrivato. Sto parlando per le donne, come ho detto prima, che una sorpresa può essere anche che un collega dove voi lavorate vi può invitare ad uscire insieme, no? Che nel posto di lavoro ci sono anche gli uomini che lavorate voi, può essere in un ufficio, in un ente privato o pubblico, comunque in un posto dove è frequentato da tante persone. La sorpresa può essere anche l'invito di questo vostro collega. Comunque, e che vi chiederà di uscire, e poi una volta che vi inviterà, voi sarete sorpresi che neanche ve l'aspettate, e poi vi inviterà ad uscire insieme, no? Magari a mangiare una pizza o fare una passeggiata o qualsiasi cosa. Comunque, poi nei commenti mi fate sapere. Intanto andiamo ad analizzare le due carte consiglio. Allora, gli angeli del cuore. Fiducia, fiducia e cristallo. Allora, questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Quindi potrebbe, sì, si può collegare la carta degli angeli del cuore al due di fiori, che vi arriverà una sorpresa che voi non vi aspettate. Allora, la carta dice: questa situazione richiede che tu abbia fiducia, cioè nel senso che gli angeli vi chiedono di essere più fiduciosi, quindi conferma l'uscita della carta sorpresa, no? Che voi non ve l'aspettate, e conferma che quello che ho detto io. Invece, la carta degli angeli, ascolta il tuo angelo. Scusate, di Dorin Virtù dice: abbi fede e speranza perché c'è qualcosa di positivo e di nuovo all'orizzonte che non riesci ancora a vedere. Ecco, allora, quindi queste due carte confermano che anche quello che ho detto, che anche un vostro collega o una persona che voi non ve l'aspettate, vi può mandare un invito per la festa delle donne, o magari vi può contattare, no? Quindi queste due interpretazioni si coincidono pienamente per quello che ho detto io. Comunque, poi voi mi fate sapere sempre nei commenti, che lo sapete che mi fa piacere. Allora, primo mazzetto. Abbiamo completato. Secondo mazzetto, vediamo che cosa esce fuori. Allora, primo mazzetto,
6 di fiori capovolto, 7 di cuori e 10 di fiori. Allora, si vede bene? Sì, pienamente. Allora, le due carte così le mettiamo qua a posto. Allora, 6 di cuori, 6 di fiori capovolto indica apprensione, 7 di cuori indica capovolto indica progetto nelle mie carte e 10 di fiori indica è dritto, ma nelle mie carte indica la malafede. Perciò, per tutti quelli che hanno scelto il secondo mazzetto, questa stesura è un po' più complicata, diciamo, più negativa. Allora, senza dubbio c'è stato un forte allontanamento tra di voi, che magari ci sono state delle situazioni in cui non avete risparmiato le critiche e che non avete risparmiato neanche a dirgli quello che pensavate, oppure siete state anche offese, può essere anche, perché questa situazione vi ha creato una sofferenza e non in modo leggero, anche molto pesante, perché ci sono state delle offese grandissime. Comunque, con il 7 di cuore capovolto, la vostra persona amata, di chi avete pensato voi, c'è il pensiero di mandarvi qualche messaggio o di venirvi a cercare o farsi sentire magari per invitarvi ad uscire, visto che la vostra festa, o di farvi qualche regalo. Però con il 10 di fiori ci sono persone, come indica questa carta, che è l'ultima. Allora, non so se riuscite a vedere le persone, no? La malafede. Ci sono persone che non vogliono che voi due magari state insieme, no? E fanno di tutto per tenere bloccata questa storia, no? Fanno in modo che tutti i mezzi possibili che tra di voi la storia non funzioni. Magari gli hanno detto qualcosa che non è vera, o magari, attenzione, può essere anche che se questa persona vi cercherà, sì che c'è un progetto, ma non può fare, non può essere tanto sincera. La sincerità può mancare, no? Magari si diverte quella sera con voi e poi si ritorna da dove è tornato. Quindi fate molta attenzione a quello che succederà. Poi voi sapete le vostre situazioni, come sono andate, e quindi vi dovete rispecchiare con quello che dico. Allora. Ma io credo, secondo la mia esperienza, che questa storia tra voi due non è voluta da terze persone, magari per invidia, o possono essere anche le amicizie in comune che avete, se avevate una comitiva insieme che vi siete conosciuti, oppure possono essere anche i familiari. O può essere anche che lui è bloccato perché questa è una storia extraconiugale, mi è venuto un lampo adesso. E quindi, una volta essendo che impegnato, sarà impossibilitato, se c'è un'altra donna di mezzo, è impossibilitato a cercarmi, no? Oppure ha paura, perché quello che perde è molto rischioso per lui, no? Magari, sapendo che ha una moglie legittima, magari un'altra compagna oppure un'altra fidanzata, lui è frenato per questo motivo.
Allora andiamo a vedere le carte di consiglio, che cosa ci dicono. Allora, carta degli angeli del cuore capovolta. Conoscersi capovolta è Ariel. Ok. Allora, me la leggo e poi vi dico. Se svelate l'uno dall'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Allora, con questa carta, gli angeli del cuore, io posso dedurre o che ci sono delle cose nascoste che voi non sapete, che questa persona quindi è impegnata, oppure significa che non vi siete. Non conoscete tutto della persona, no? Che ci sono delle cose nascoste che lui si è tenuto segreto, e infatti la storiezza coniugale io l'ho letta nei tarocchi, e quindi questa carta mi conferma pienamente quello che ho detto io. Allora, invece, conosci il tuo angelo di dorimbristo, Ariel. Alcune nuove esperienze intuitive e spirituali stanno cambiando il tuo modo di vedere, sia il mondo che tu te stesso. Permetti ai tuoi doni spirituali di espandersi con lo studio, la preghiera e la meditazione. Inoltre gli angeli con questa stesura e con questa carta vi stanno dicendo che voi possedete dei doni, quindi potete avvertire queste, anche volendo potete avvertire queste sensazioni, no? O che magari con questa carta gli angeli vi stanno dicendo che vi sono vicini e vi stanno cercando di mandare dei messaggi per guidarvi nella giusta strada, per darvi una mano, no? E inoltre con questa carta, come posso interpretarla io, vi stanno invitando a pensare un poco di più a voi stessi e di non preoccuparvi tanto di questa storia. Comunque, io dalla stesura e dalle carte che sono uscite prevedo che un 70% non si farà sentire perché è bloccato, perché è una storia extra coniugale che ha, le carte mi stanno dicendo che ha un'altra compagna legittima, o che magari voi non lo sapete. Comunque, poi fatemi sapere quello che succede, perché secondo me non si farà sentire. Anche se il pensiero nei vostri confronti ce l'ha pienamente. Allora, il secondo pezzetto abbiamo finito. Mettiamo qui. Allora, andiamo a leggere il terzo pezzetto, le due carte consigli. Io lo leggiamo all'ultimo, come sempre. Allora, uno appeso. Allora, Cavaliere di Picche. Stelle, capovolte. Allora, prima carta, appeso capovolto. Seconda carta è Cavaliere di Picche. Terza carta, stelle, capovolte. Allora, per tutti quelli che hanno scelto il terzo mazzetto, il vostro uomo a chi state pensando è in una posizione di, scusate, mi sono caduta la sigaretta, è in una posizione di, come dire, di confusione totale, cioè nel senso che si sente oppresso a prendere una decisione. Qua ci può essere anche che, oltre a essere impegnato con un semplice fidanzamento, c'è anche la molta probabilità di
di presenza di una famiglia vera e propria, cioè nel senso che ci possono essere anche dei figli di mezzo con il cavaliere di spade. Allora, oppure che oltre ad essere in confusione per quello che è successo, magari è successo che voi avete litigato e lui in questo momento non sa che pesci prendere, diciamo, no? Poi questo cavaliere di spade, o è lui, o è suo figlio, o è qualcuno che c'è di mezzo. Nel senso, il cavaliere di spade comunque, nelle mie carte indica l'eroismo. Lui può essere una persona che magari sa che ha sbagliato con voi e non si abbassa, tipo, non ammette i suoi sbagli, no? Perché è molto 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 orgoglioso, oltre ad essere uno che è coraggioso, no? E anche intelligente. Quindi io, dalle stelle capovolte, io penso però che qua, dalle stelle capovolte, dalle carte che ci sono, dall'appeso che c'è vicino, io deduco di più che qua c'è una storia extraconiugale, nel senso che questo uomo che state pensando voi come il secondo è anche impegnato. Comunque, o c'è anche la possibilità che tra di voi c'è una terza persona, c'è un triangolo qui, no? Che magari può essere che state frequentando due persone, quindi siete voi e due uomini. Qualcuno sa e quindi e si è allontanato l'allontanamento può essere anche per questo motivo. Attenzione, adesso mi è venuto il flash. Si è allontanato per questo motivo, ma non sa che cosa fare perché è bloccato da questo cavaliere che secondo me è un'altra persona, cioè un altro uomo che voi potreste frequentare. Allora, con le stelle capovolte, cioè, questa persona, uno dei due non sa che cosa fare. Cioè, c'è la notizia che gli è arrivata, che ha saputo magari che c'è un'altra persona oltre a lui, gli ha fatto cadere in mondo addosso. Gli ha imbranato i suoi progetti praticamente, no? Perché lui aveva nei vostri confronti un progetto ben stabilizzato, cioè pensava che con voi ci poteva essere la storia che sognava, mentre invece che ha capito che non è così, no? O magari si è sposato lui con un figlio, lui è molto dispiaciuto perché non può fare pienamente quello che vorrebbe, perché secondo lui è bloccato, ma secondo lui voi siete la donna dei suoi sogni, la donna perfetta che lui voleva al suo fianco, ma per questa situazione è impossibile fare quello che vuole lui. Comunque, questa stesura è negativa, però può essere anche un'altra opzione. Me ne sto dando stasera, mi sto dando la pazza gioia. Comunque, può essere, siccome se c'è un giovane, una terza persona, può essere, siccome è furbo lui, praticamente con l'eroismo può essere anche che si fa sentire, ma per fare solo sesso, può essere anche uno dei due giovani, quando parlavo di triangolo. Questo cavaliere, siccome è furbo, è per... Io la posso rivedere anche come un tipo di vendetta, no? Cioè che si fa sentire, vi usa e poi se ne va di nuovo da come e da dove è tornato. Perché questo
Questa situazione l'ha fatto soffrire, questa situazione di triangolo. Comunque, poi mi fate sapere voi nei commenti, no? Allora, prima carta, Angeli del Cuore, c'è il capovolto. Io la leggo e poi la rigiro di nuovo. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Allora, pensare positivo e avere fiducia ti porterà nell'amore. Poi, la risposta degli angeli di Dore in Virtù è serena. Allora, sono l'angelo della famiglia, un cambiamento, un nuovo arrivo allieteranno presso la tua famiglia. Allora, questa storia ci ha anche coinvolto nella seconda carta di Consiglio, ascolta il tuo angelo. In questa storia, con questa carta, mi conferma quello che ho detto prima, quella storia ex coniugare la presenza di un figlio, no? Questa persona che state aspettando voi si blocca per questo motivo di qua, ma vi vorrebbe al suo fianco. Comunque, voi con la carta degli angeli del cuore vi stanno dicendo gli angeli di pensarci bene a questa storia e di darvi una mossa per sistemare la situazione, no? In pratica, perché mi stanno dicendo che così avanti non si può fare, non si può andare. Magari dovete avere pensieri positivi per far sì che potreste incontrare la persona giusta. Comunque, poi mi fate sapere nei commenti come fate e mi fa piacere. E voglio sapere di quello che ho detto, se succede per davvero l'8 marzo. Comunque, io per questo video è tutto e vi ringrazio a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, ma di vero cuore, e spero di continuare a crescere. Comunque, per chi volesse informazioni sui consulti, mi può scrivere nella mia pagina Facebook che si chiama Magie Non Solo, oppure mandarmi un'email a nele84321@gmail.com. Allora, io vi auguro una buona notte a tutti, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. E ricordatevi, per chiunque vede il canale, questo video, se vi fa piacere, lasciatemi un like oppure vi iscrivete al mio canale. Ciao a tutti, alla prossima.